Un Manfredonia che ha creduto alla vittoria fino all'ultimo secondo porta a casa tre punti importanti. Quello visto al Miramare oggi è stato un Manfredonia arrembante nella parte finale, ma che nel primo tempo ha sciupato anche alcune occasioni importanti per poter chiudere anzitempo la partita. Veniamo alla cronaca: al decimo Monaco per Risipontini tira sulla traversa ed è il primo campanellino per il portiere ospite del Modugno Sciannimanico. Al diciassettesimo trotta per Simone in piena area di rigore, il tiro viene rimpallato da un difensore in angolo dal corner, la palla attraversa tutta l'area ma nessuno interviene per depositarla a rete. 25esimo palagol per il Manfredonia, trotta sulla sinistra, entra in area e serve al centro un'ottima palla per l'Annunziata che non riesce a intervenire facendo sfumare l'azione. 27esimo punizione per i biancocelesti a pochi metri dalla linea di rigore, si incarica del tiro alla borragine che trafigge il portiere ospite Sciannimanico ed è il gol del vantaggio Sipontino. 30esimo minuto, break del Modugno che con De Cristofaro impensierisce Ciribe. Un minuto dopo è Trotta che dai 25 metri impegna a terra il portiere Sciannimanico. 35esimo Morelli per il Modugno, tenta di sorprendere Ciribe con un tiro a giro ma la palla finisce alta sulla traversa difesa dal portiere Sipontino. Nella ripresa è subito il Manfredonia ad avere la prima occasione da rete al primo minuto e Ciccerelli che si ritrova la palla sui piedi dopo un errore difensivo ma il suo tiro finisce facile preda del portiere ospite. Ottavo minuto, Manfredonia pericoloso in area con la borragine, cross al centro per Stoppiello che non aggancia la palla di testa. 11esimo minuto è il momento del pareggio del Modugno con il neo entrato Drago che scende per 30 metri con palla a piede, entra in area e trafigge Ciribe con una difesa biancoceleste non priva di colpo. Al 15esimo torna in vantaggio il Manfredonia dopo una combinazione vincente tra l'Annunziata e Trotta che con un tiro a filo d'erba segna per il vantaggio biancoceleste. 27esimo Recchia ben servito alla palla per il 3-1 ma apre troppo l'angolo di tiro e la stessa sfera finisce oltre la linea di fondo. 34esimo secondo pareggio per il Modugno, ancora una volta un errore difensivo dei biancocelesti, ne approfitta Drago che fa sedere Ciribe e poi deposita la palla in rete. 36esimo palo per il Manfredonia con il neo entrato Santoro che aveva sostituito da pochi minuti l'attaccante l'Annunziata. Al 39esimo il Manfredonia reclama un calcio di rigore per atterramento di Trotta, non è dello stesso avviso il signor D'Aloisio che concede il calcio d'angolo dal quale nasce un contropiede per il Modugno ed il solito Drago per poco non segna la sua tripletta personale. Ultimi istanti di gioco, il Manfredonia si butta tutto in avanti e c'è il sospirato vantaggio con Santoro che incorna un splendido assist di Trotta. Manfredonia 3, Modugno 2. E con questo risultato si conclude la gara, il Manfredonia prende 3 punti importanti e si porta in classifica a quota 18 punti, mentre lo United Strike, che oggi ha pareggiato in casa del Canosa, si ferma a 22 punti e domenica prossima gli uomini di Mister Agnelli faranno visita allo Sport Lucera.